Intanto abbiamo chiesto una diminuzione della, come dire, dei gravami delle serie comunitarie, che non vuol dire avere rifiutato. In Italia sono benvenuti, il sindaco di Muro ha dato oggi un bellissimo benvenuto a questa iniziativa. Ci interessa lavorare su tutti i livelli, abbiamo chiesto una riduzione dello spazio utilizzato, infatti speriamo che oltre quello che abbiamo fatto oggi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, faremo altre iniziative che sono già descritte dal nostro accordo. Non credo che ci sia in Sardegna qualcuno che è contro le forze armate. Abbiamo bisogno di avere un dialogo più proficuo e più articolato, vedere una riduzione del gravame e vedere anche un utilizzo diverso, più articolato, più moderno di ciò che abbiamo. Si parlava prima, con generale abbiamo parlato molto nell'accordo del fatto che la presenza dei militari, quella parte che rimane in Sardegna, deve essere anche la piattaforma tecnologica per fare cose che sono molto utili anche nel mondo civile, per esempio l'esercitazione della protezione civile, per esempio molti investimenti nella ricerca duale, a cominciare da quella dei droni. Sono cose importantissime che si possono fare, che hanno una ricaduta certamente per la difesa, ma anche una ricaduta per i normali cittadini nella vita civile piuttosto che in quella militare. Unendo le forze, la Sardegna può diventare una piattaforma di sperimentazione, quindi di ricerca, quindi di lavoro di qualità per tutta l'Europa. Diamo il benvenuto alle forze armate nella nuova caserma di Prato Sardo, ma abbiamo la possibilità di riappropriarci in questo scambio che è stato disegnato tanti anni fa della caserma Loi dell'artiglieria, nella quale il comune di Muro sta disegnando il futuro urbanistico della nostra città, per cui è una giornata storica doppiamente: da un lato accogliamo dei nostri nuovi concittadini e dall'altro ci riappropriamo di un'area che è strategica per la pianificazione della città moderna, più contemporanea, più green e più attuale. E arriva la più gusta paga. Questo non è un aspetto da poco, è per questo che noi vogliamo far sentire intorno al Ministero della Difesa e all'Esercito il più vivo senso di accoglienza e di solidarietà nei confronti di questi nuovi concittadini, che avranno anche un riverbero economico notevole sulla nostra collettività.